Eccoci qua. Oggi vi porto su Reaction una serie non animata che davano all'interno del contenitore La Melevisione. Penso che in futuro vedrete diverse di queste serie per bambini, però non a cartoni, tratte da questo contenitore perché erano spaziali. A parte che a me piacevano tantissimo quando ero piccola, ma non so perché ho come la sensazione che siano invecchiate un po' maluccio, un po' come il corpo umano che abbiamo visto la settimana scorsa. Nell'ultima puntata. La serie che vi porto oggi si chiama Geni per caso. Adesso, dato che non andremo a vedere il primo episodio perché non l'ho trovato da nessuna parte, vi racconto un po' a grandi linee qual è la trama, anche perché è tutto un po' slegato. Ogni episodio è a sé, c'è solamente il primo episodio che va a spiegare un po' tutto, ma vi riassumo io in poche parole. Il nostro protagonista si chiama Toby. Toby ed Elizabeth si ritrovano in un laboratorio di scienze, in un orario in cui non dovrebbero essere in un laboratorio di scienze, e vengono sopraffatti da una specie di onda elettromagnetica che li fa diventare dei super geni. Amici di Toby, quindi i bravi, quelli buoni, sono Dina e Russell. Dina e Russell sono due compagni di scuola. Russell è il migliore amico storico, dai capelli rossi e dal cipiglio e dal genio fantastico, cogliete il sarcasmo. Invece Dina è praticamente la crush di Toby, in sostanza, quindi questa ragazzina con i capelli scuri, gli occhi azzurri, che è la nemesi di Elizabeth, perché ad Elizabeth piace Toby, insomma, quindi c'è un po' di trash amore anche in questa cosa. La migliore amica di Elizabeth, ovvero la cattiva che va contro a Toby, perché entrambi sono un po' i secchioni della classe, quindi si contendono il ruolo di secchione massimo, è Verity. Verity è praticamente la stupidina della situazione, quella che non capisce mai niente, però cambierà questo personaggio nel corso delle stagioni. L'episodio che andiamo a vedere oggi è il 15° episodio della prima stagione, che mi ha conquistato dal titolo, perché il titolo è Il cocomero esplosivo, e ho detto tutto. Noi dobbiamo dimostrare che l'idroponica li fa crescere di più e meglio. Forse avremmo dovuto cominciare prima. Volevo prendere un bel voto almeno questa volta e chiedere troppo. Giustamente, non impegnarti tu, fai impegnare il tuo migliore amico. Tu cosa stai facendo esattamente? Cioè, sta facendo tutto tu? Perché non inventi qualcosa? Qualcosa di eccezionale per farlo crescere in fretta. L'esperimento è inutile se non lo facciamo normalmente. Come volevasi dimostrare, oramai siamo già a livello avanzato della nostra stagione, quindi lui sa già come sfruttare al meglio il potere del suo amico. Sappiamo che Elizabeth ha una base segreta. Credi che sia nella scuola? E dove? Scopriamolo. Il cocomero? Lasciate lì il cocomero, ma uffa. Solo per andare a inseguire quei tre. Tra l'altro mi sono anche accorta che c'è il terzo. Magari ce lo fanno vedere più da vicino. Spiegatemi il vostro metodo. Che sostanze nutritive usate? Le loro facce sono state meravigliose. A me piaceva sempre, adesso osservate bene, non è in grandissima qualità, però osservate bene, mi piaceva un sacco perché Elizabeth c'ha sempre questa espressione da bitch, invece Verity ha sempre l'espressione da cricetino e quell'altro è fuso completamente, ma proprio completamente. È quasi pronto. Quasi pronto. Oh. Fate i babysitter al vostro mini melone o quello che è. Il mini melone, che carino. Penso che ormai abbia una tana tutta sua. Una tana. Davvero un'ottima idea. Stai facendo la sarcastica? Cattiverissima! D'accordo, ma non prima di averlo provato. Gart, dà energia. Gart, ecco come si chiamava. Un calo di tensione. Deve esserci stato un sovraccarico. Sicuramente. Wow, sguardo che conquista. E l'amore avvolgerà. Io avrei un piano. Lui ha un piano. Lui ha un piano. La tua ragazza? Dovrei proprio essere disperata. Centro. Che bello essere frenzonati, eh. Giuro comunque che Verity mi ricorda un sacco Anastasia Steele di 50 sfumature di grigio in versione poraccia. O giovane, non lo so, non so bene come definirla. Però, raga, ci assomiglia. Oddio, che scene cringe. Ma sta camminando stortissimo.
Cioè, ma spiegatemi il senso di mettere la visiera, poi ti allontani di 2 centimetri e te la togli. Tutto qui? Una cacata, come si suol dire. Che bella questa cosa della folgorazione. Succede a lui ma non succede a lei. O almeno te lo fanno vedere sempre solo di lui ma non di lei. È fantastico! Che cos'è? Non lo so, ma è fantastico. Giustamente. Microtecnologia. Piccola, vero? Ma questa espressione a me fa morire da ridere, cioè giuro, sono solo io. Guardala, guardala! D'accordo, sto richiamando la piantina della scuola. Un attimo pensate che per piantina intendesse il cocomero. In tutto ciò sto cocomero è sempre lì fermo. Adesso probabilmente succederà qualcosa. Io adoro tanta potenza in un ragazzo. Davvero? Dio ragazzi, che cringe. Vi giuro, ho la pelle d'oca, mi stanno venendo i brividi, e non per il freddo. Spegnilo! Tesla sta rintracciando il consumo di energia, è vicinissimo, spegnilo! Oh, Verity, brava. Io ve l'ho detto che nasconde una grande intelligenza questa ragazza. Anastasia. Vedremo chi è lo stupido. Vedremo chi è lo stupido. Che panic. No! Il suo bambino. Che drama. Grande Toby. Sapevo che avresti trovato qualcosa. Alla fine ha ottenuto esattamente quello che voleva, quindi che Toby sfruttasse il suo potere per aiutarlo. Ora, ammesso che sia cresciuto quanto dici tu. Oppala! Ma lo zainetto allacciato sul petto? Ma l'ho notato adesso, è bellissimo. Fa tanto piccolo scout. Elizabeth. Eh? Elizabeth. Sono anche delle scene splatter in questa serie, wow! Finora la colpa se l'è presa Toby, ma nell'istante in cui useremo di nuovo l'elettricità lo verranno a sapere e Tesla scoprirà la nostra base segreta. Brava Verity, brava, ottima osservazione. Stai forse dicendo che non so quello che faccio? E tu non la comprendi abbastanza, Elizabeth. Povera Verity, che sta sempre al tuo fianco, perché devi essere così insensibile e stupida? Più stupida di lei, effettivamente. E vabbè, insomma. Bene, eccoci alla fine. Spero che questa reaction vi sia piaciuta e che vi abbia ricordato magari qualcosa che era assopito nella vostra memoria. Se è così, fatemi sapere che ne pensate qua sotto nei commenti e suggeritemi altre serie che potrei andare a reagire in futuro. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e tutto ciò che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani, eccezionalmente di domenica, con Danza con Joe, perché poi sapete che la settimana prossima ci sarà il Bookshelf Tour che occuperà gran parte della settimana, quindi c'è un po' un rimaneggiamento delle date. Invece la prossima reaction sarà il 12 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima.